Buongiorno a tutti signori, salve, ben ritrovati. Allora, ieri mi avete bacchettato per bene, perché il video che vi ho portato ieri pomeriggio su Spalletti Allegri non è stato gradito. Mi dispiace, speravo di fare qualcosa di diverso, di simpatico, di inedito, di divertente. A quanto pare non è stato così. E quindi prossima volta semplicemente eviterò anche di perdere tempo per incrociare i dati e vi porterò dei video un po' più classici di chiacchiera come quello che vi porto oggi. Tanto ragazzi, se è lunga arrivare da una partita all'altra, eh? Io ero abituato che ogni 3 giorni c'era una conferenza, una partita, un post partita. Una sola partita a settimana purtroppo è molto 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 lunga, ma domani è già vigilia e quindi domani ci sarà già da commentare a conferenza stampa le parole di Massimiliano Allegri. Tra l'altro io ve lo dico, sarò a Reggio Emilia, quindi la mia prima partita stagionale, il mio primo stadio dell'anno. Crocio le dita perché l'anno scorso Reggio Emilia non l'avevo portato particolarmente bene e quindi spero di poter vedere una bella vittoria della Juventus, magari larga come avevo visto magari l'anno scorso con non mi ricordo neanche più come si chiama il Maccabi Haifa. Ormai ho i fantasmi e rimuovo i nomi delle squadre che poi invece ci hanno dato il ben servito in trasferta, invece in casa avevamo vinto per 3-1 con doppietta di Rabiot, ero presente, quindi spero domani di uscire dal Mapei con quel mood lì. Al Mapei ho anche un bel ricordo, una vittoria della Juventus per 3-0 con tripletta di Paulo Dybala, di cui uno su punizione, quindi chissà che domani non possa toccare invece a Dusan Vlahovic. Tripletta di Vlahovic col Sassuolo e un gol su punizione, sarebbe decisamente troppo, sarebbe decisamente bello, però sognare non costa niente, quindi incrocio le dita. E dato che parlavamo di parole di Allegri, non avevo ancora analizzato la conferenza stampa post partita di Juventus Lazio 3-1. Allora, devo dirvi la verità, non c'è stato chissà quale contenuto in realtà da analizzare, però c'è una frase che mi sono segnato, mi sono trascritto e credo che sia giusto andare ad analizzare, perché a un certo punto Allegri dice testuali parole: noi dobbiamo correre più degli altri ed essere più arrabbiati degli altri. È un concetto che condivido, è un concetto che mi piace. Immaginarmi una Juve che corre più degli altri è qualcosa che mi fa piacere, una Juve più arrabbiata degli altri è qualcosa che mi fa piacere, a maggior ragione perché quest'anno non giochi alla Champions, che ci meritavamo in realtà sul campo, e quindi questa settimana vuota nasce da qualcosa di fuori, dal mondo dello sport, è qualcosa che è stato deciso all'interno di un'aula di tribunale, quindi non è il pallone che rotola ad aver trasformato la Juventus in una squadra da non qualificazione europea, e quindi dispiace, devo dire la verità, dispiace, quindi il concetto di essere più arrabbiati degli altri, correre più degli altri, lo condivido al 100%. Però poi mi sono chiesto, ma in queste prime 4 partite giocate dalla Juventus, quindi Udinese, Bologna, Empoli e Lazio, la Juventus, oltre ad essere stata più arrabbiata degli altri, che al massimo lo possiamo valutare con il numero di falli, ma conta fino a un certo punto perché il metro arbitrale, il giudizio arbitrale può cambiare di partita in partita, e anche all'interno della stessa partita abbiamo visto anche con la Lazio può essere differente, perché poi la Lazio è andata in silenzio stampa, però a me è sembrato di vedere un metro arbitrale abbastanza di parte, nonostante tutto la Juventus è riuscita a portarsi a casa una bella vittoria. Juve e Lazio hanno fatto lo stesso numero di falli, alcuni anche con lo stesso grado di difficoltà e di intensità, eppure la Lazio conclude con decisamente meno ammoniti rispetto alla Juve. Però sulla corsa possiamo avere dei dati, e quindi sono andato a estrapolare i dati riportati dal match report di Serie A e sono venute fuori delle considerazioni interessanti. Intanto vi faccio una domanda: secondo voi tra Udinese, Bologna, Empoli e Lazio in quale partita la Juventus ha corso di più in assoluto? Sono curioso di sapere la vostra, e secondo voi in quante circostanze in queste 4 partite la Juventus ha corso più degli altri? Anche se c'è subito da dire una cosa: correre di più non è sinonimo di correre meglio, tu puoi anche correre ad inseguire semplicemente il possesso palla avversari senza mai creare un'occasione da gol. Se si dice spesso, no, bisogna far correre il pallone perché non suda, sono gli altri che corrono rincorrendo il pallone. Quindi queste sono ovviamente delle considerazioni che vanno fatte nell'analizzare un numero che rimane lì. E quindi iniziamo, mettete in pausa il video se non avete ancora lasciato il vostro commento, ma iniziamo appunto da Udinese-Juve.
L'Udinese corre circa 109 km all'interno di questa partita con una media di 6.35 km orari, mentre la Juventus corre ben 115 km con una media di 6.66 km orari. Il giocatore della Juventus che ha corso più chilometri in questa circostanza è stato Alessandro con 11.800 metri, quindi quasi 12 km per il solo Alessandro. 115 km la Juve, 109 km l'Udinese, quindi qui sì, la Juve ha corso più dell'Udinese e si è tramutato in un sonoro e rotondo 3-0, dove la Juve va a costruire il vantaggio nel primo tempo e nel secondo invece brutto secondo tempo, proprio perché è mancata la gestione del vantaggio, una cosa sulla quale la Juve deve lavorare assolutamente. Juve-Bologna. Juve-Bologna 110 km, 900 metri, quindi 111 km per la Juve, con 6.63 km orari, e il Bologna 110.841, quindi anche in questo caso 111 km per il Bologna, con 6.74 km orari. In questa circostanza il calciatore della Juventus ad aver percorso più chilometri è stato Rabiot, con 11 km e 358 metri. Quindi Juve e Bologna hanno corso uguale. E il Bologna è stato leggermente più veloce della Juventus sulla velocità media. Quindi qua la Juve non ha corso più degli altri, e il fatto che non abbia corso più degli altri si è poi tradotto in un non è portato a casa i tre punti. Poi ci arriviamo ad analizzare anche un altro dato che secondo me è molto interessante, sempre su Juventus-Bologna nei confronti delle altre partite. Empoli-Juve. L'Empoli ha corso 112.753 metri con una velocità media di 6.63 km orari, la Juventus ha corso 113.59 km con una velocità media di 6.69 km orari. Anche qua dati abbastanza simili, circa 113 km a testa, circa 6.65 a testa di km orari. Il giocatore della Juventus che ha corso più chilometri qui è Locatelli con 11.895, quindi anche qua quasi 12 km. Però Juve-Empoli dal punto di vista della composizione fisica in campo sono andate praticamente identiche, e poi è venuta fuori la tecnica dei calciatori della Juventus, l'individualità dei calciatori della Juventus, che potevano veramente fare 4-5 gol a un Empoli troppo brutto per essere vero e che ha già annunciato il cambio in panchina. Poi abbiamo Juve-Lazio, che è stata secondo me la partita più convincente in assoluto delle quattro giocate. La Juventus ha corso 105 km una velocità media di 6.47 km orari, quindi è la partita in cui la Juventus ha corso di meno e corso più lentamente di tutte, contro una Lazio che ha corso 106 km.979, quindi praticamente 107 km, a una velocità media di 6.66. Quindi la Lazio ha corso di più ed è andata più forte della Juve, ha tenuto più la palla, ed è anche il motivo per cui vi dicevo prima, il pallone non suda, suda gli avversari a rincorrere, però la Juve qua non ha corso tantissimo, anzi ha corso meno della Lazio, eppure è sembrata la squadra più in gestione della partita, che ha creato più occasioni da gol, che ne ha segnate di più e che ha vinto il match. Anche qua Locatelli, il giocatore che ha corso di più, con 11.281 km, quindi praticamente 11 km, non arriviamo neanche vicini al dodicesimo. Voglio implementare questo dato con i baricentri, perché la Juventus nel primo tempo con l'Udinese ha mantenuto un baricentro medio di 50 metri, nel secondo tempo di 39, quindi la Juventus ha perso 11 metri secchi nel primo tempo e nel secondo tempo con l'Udinese, segnale proprio che la Juventus aveva completamente abbandonato la partita, non gliene fregava più niente, ma non è tanto quanto è alto il baricentro quanto più c'è la tua voglia di ripartire e di non mollare mai, lo abbiamo visto nell'analisi banalmente di Juventus-Lazio, dove abbiamo visto una squadra che continuava a martellare, a creare occasioni anche in vantaggio di due gol. Non è quello il problema. Col Bologna, 54 metri nel primo tempo di baricentro e 61 metri nel secondo. Con l'Empoli, 54 metri di baricentro nel primo, 52 nel secondo. E sorpresa delle sorprese, con la Lazio, 44 metri di baricentro nel primo tempo, 45 metri di baricentro nel secondo. Significa che la partita in cui la Juventus ha convinto di più è la partita in cui è stata più bassa di baricentro tra primo e secondo tempo, 44 e 45, quindi praticamente è rimasta più nella propria metà campo, è quello in cui ha corso di meno, è quello in cui è stata più lenta sulla corsa, è quella anche in cui ha tenuto meno palla. Quella col Bologna invece, che è una partita in cui la Juventus lascia lì due punti, e secondo me è un punto guadagnato piuttosto che due persi, è anche la partita in cui la Juventus
riesce ad essere più alta col baricentro, non quella in cui corre di più, perché quella è quella cludinese. Quella cludinese corri di più e sei anche più intenso, perché il primo tempo cludinese è un primo tempo di intensità allucinante, in cui la Juventus va sempre in avanti, sempre al pressing, e ti dà veramente la sensazione di essere lì sempre. Però al secondo tempo poi non sei particolarmente organizzato. Il Bologna invece è una squadra molto organizzata, che ti ha fatto vedere i sorci verdi, e anche se hai alzato il baricentro, poi la qualità dei passaggi è stata bassa. Infatti la Juventus ha circolato palla molto in orizzontale, perché non riusciva a trovare l'imbucata, non riusciva a ripartire. E anche una delle, anzi è la partita in assoluto con l'indice di pericolosità minore per la Juventus sulle azioni di ripartenza, e anche questo è un dato. Invece con la Lazio sei stato basso, hai corso poco, non hai corso velocemente, eppure hai vinto e hai dominato e hai dimostrato. Questo cosa ci insegna? Che la Juventus è una squadra che deve essere aggressiva, sì, perché quell'essere più arrabbiati degli altri deve trasformarsi in aggressività, anche in pressing, in voglia di andare a recuperare quel pallone, ma deve essere una squadra che mantiene comunque un baricentro non troppo elevato. Perché quando alzi il baricentro e giochi alto col baricentro, tu devi saper palleggiare. Cioè se vuoi giocare 55-60 metri avanti di baricentro e non sai palleggiare e non sai imbucare, è un problema, perché ti ritrovi sempre a passartela in maniera orizzontale. Se invece tu rimani un po' più basso e difendi in maniera ordinata, ma quando brecchi e quando vai a pressare, quando vai a uscire sugli uomini e recuperare il pallone, riparti in velocità, sei una squadra con delle caratteristiche molto importanti, molto interessanti, soprattutto nei due davanti, perché Chiesa e Vlahovic sono due giocatori che se vai in verticale e se vai in ripartenza sono molto contenti. Questo è un cavallo di battaglia che mi porto avanti da tempo, in realtà, in cui vi dico, la Juventus negli altri anni era una squadra prettamente difensiva, una squadra che amava difendere, ma che poi non ripartiva bene, non sapeva ripartire. Tu puoi anche difendere basso, puoi anche difendere la tua metà campo, però poi il pallone lo devi riportare avanti, perché il gol lo fai nella porta avversaria. E secondo me con la Lazio abbiamo visto esattamente queste cose. La Juve con la Lazio è stata il massimo che può essere per caratteristiche dei giocatori e per interpreti. Quindi una squadra che deve difendere, che deve aggredire in avanti, perché deve aggredire in avanti e non lasciarsi comunque schiacciare. Ci sta a difendere sui 45 metri, non puoi difendere invece sui 40 o 39 addirittura, come abbiamo visto con l'Udinese. Deve esserci una via di mezzo tra queste due cose, ma poi devi ripartire. E devi ripartire, non dico sempre, come dice Allegri nel post partita di Juve-Lazio, devi anche magari capire se devi rifiatare in quel momento, fai una ripartenza in meno, ma un giro in più della palla, e quindi, come dicevamo prima, è la palla che suda, ma soprattutto i giocatori poi devono recuperare energia, perché ripartire sempre a pressare in avanti è un gioco molto dispendioso, e quindi quel correre più degli altri non deve essere inteso semplicemente come chilometri, ma meglio degli altri. Devi correre più, ma soprattutto devi correre meglio degli altri. La Juventus quest'anno deve essere una squadra che punta tutto sulla fisicità, quindi una preparazione atletica di un certo tipo, una corsa di un certo tipo, perché palleggiare abbiamo visto non sa fare, e quando ti lascia nel pallino del gioco come col Bologna sei in grado di creare occasioni soltanto buttando la palla in mezzo, crossando, quindi andando da destra verso sinistra, da sinistra verso destra e poi buttando la palla in mezzo. E Chiesa e Vlahovic non sono magici colpitori di testa, anche se Vlahovic poi fa un gol strepitoso, ma Vlahovic non è un giocatore clamoroso di testa. Credo che sia una delle cose che deve migliorare di più in assoluto. Invece se si gioca palla a terra, come abbiamo visto con la Lazio, in ripartenza, anche mantenendo un baricentro più basso, anche correndo meno degli avversari, ma correndo meglio, la Juventus è la squadra che può veramente dare del filo da torcere a tutte in Serie A. Poi c'è una squadra in particolare, che è l'Inter, che in questo momento ti ha dimostrato tanto, ma sono passate soltanto 4 giornate, quindi torniamo al video di ieri, che dopo 4 giornate non possono essere giudizi definitivi, non possono esserci, però l'Inter in Serie A ha preso soltanto un gol in 4 partite, ne ha segnati credo 12 o 13, quindi sicuramente è una squadra che con l'Inter poi giocheresti a specchio, e questa è una cosa assolutamente da sottolineare, però con l'Inter negli ultimi 2 anni abbiamo vinto, mi pare, soltanto uno scontro diretto l'anno scorso in casa, in Serie A. Tra l'altro una bellissima prestazione da parte della Juventus, con un gol anche tra gli altri di Nicolò Fagioli. E questa è un po' l'analisi che volevo portarvi, perché correre sì,
correre più degli altri sì, ma secondo me meglio degli altri è ancora meglio, in maniera più organizzata. Non mi importa di vedere possesso palla 85% baricentro 76 metri, perché se poi l'efficacia dei passaggi viene a mancare e te la passi solo orizzontalmente, semplicemente sono statistiche che non servono a niente. Invece se difendi un po' più basso, però brecchi e corri meglio degli altri e sei più organizzato e crei delle occasioni da gol, questo va bene e si traduce in risultati, si traduce in prestazioni positive, si traduce in Juventus-Lazio, che come dicevo qualche video fa, non deve essere una vittoria, una prestazione buttata lì nel mucchio e una ogni 10, no, deve diventare lo standard di rendimento di questa Juve, perché i dati ci parlano chiaro. In queste prime 4 partite la Juventus ha dimostrato che se fa determinate cose può raggiungere risultati, se no diventa molto difficile.